Buongiorno professoressa, come vi chiamate? Io sono Savelli Mirella di Arte e io Eleonora Santonocito, Geografia. Vi è piaciuta la mostra? Com'è andata? Beh, direi che la mostra è stata, diciamo, un viaggio proprio all'interno del food giapponese e, diciamo, grazie alla guida Sam, che è stato veramente, diciamo, molto che ci ha guidato all'interno, sì, sia delle ambientazioni che sono state quindi abilmente, insomma, allestite, ci ha guidato proprio in questo viaggio culinario, facendoci in qualche modo anche virtualmente assaporare quelli che sono, diciamo, i cibi e i piatti di questa meravigliosa cultura. È stata una mostra, diciamo, che ha permesso ai ragazzi di interagire direttamente proprio con i contenuti, anche attraverso queste narrazioni che sono state fatte mirabilmente da Sam e che ha catturato la loro attenzione. Bene, e ho visto che avete fatto anche un laboratorio, quello com'è andato? Ma il laboratorio, diciamo, è stato un momento creativo, piacevole, dove i ragazzi hanno potuto realizzare questa sorta di amuleto legato con una serie di significati che sono stati prima spiegati e poi hanno avuto questa occasione di concretizzare con un prodotto finito che portano a casa. Bene. E quindi questo penso che li abbia resi contenti. Bene, grazie mille. Grazie a voi.